Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo come si crea una mappa GPS in formato IDX a mano. È un procedimento molto semplice, basta crearla tramite un file di testo e poi la caricheremo in un servizio di mappe online e vedremo il risultato. Allora, ad esempio, andiamo in Google Map e cerchiamo per esempio la città di Assisi. Noi vogliamo creare da zero un oggetto. Allora, facciamo così, andiamo presso la Basilica di Assisi, questo qua lo riduciamo un pochino. Andiamo presso la Basilica di Assisi, vediamola, dove c'è la scritta Pax. Diciamogli di farci vedere proprio l'immagine satellitare. Vedete, noi vogliamo creare in una mappa nostra personalizzata praticamente questo campo qui. Come facciamo? Vedete, questa è una specie di poligono che ha una serie di punti. Noi dobbiamo prendere i punti, facciamo tasto destro in Google Map. E diciamo che cosa c'è qui. E Google Map, vedete che ci dà le coordinate in latitudine e longitudine. Clicchiamo qua ed ecco che ci viene in pratica. Rifacciamo lo zoom perché noi lo vogliamo un pochino più zoomato per vedere meglio. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. No, rifacciamo meno, perfetto. Ci viene praticamente con control facciamo così. Ci vengono le coordinate, vedete, in latitudine e longitudine. È semplicissimo, noi andiamo, creiamo un file di testo. Noi lo facciamo con Linux, ma questo si può fare con qualsiasi strumento, con qualsiasi sistema operativo, qualsiasi strumento. Noi creiamo un file di testo e lo chiamiamo mappa.idx, che di solito questo è il formato delle mappe. Facciamo tasto destro, apri con mousepad. Noi usiamo questo editor di testo, ma si può fare anche il notepad in Windows. E iniziamo a creare la nostra mappa. Semplicemente il primo campo sarà il punto di interesse, point of interest. E poi metteremo per esempio latitude in inglese, virgola, longitude. Quindi il nostro record quindi sarà costituito praticamente da tre campi. Semplicissimo, il nome del punto, la latitudine e la longitudine, quindi latitude e longitude. Quindi facciamo così, punto 1 lo chiamiamo, virgola, andiamo semplicemente nella mappa e copiamo la latitudine. Facciamo così, CTRL C oppure tanto tasto destro copia, CTRL V oppure tasto destro incolla, virgola, e prendiamo eccola qua, la longitudine, CTRL C, facciamo CTRL. Questo sarà il nostro primo record. Poi facciamo punto 2, virgola, e andiamo e prendiamo ad esempio questo qua. Tasto destro in Google Map, gli diciamo che cosa c'è qui, ci fa vedere la solita cosa, clicchiamo e noi gli richiediamo il secondo punto. Vedete? Eccolo qua, questa è la latitudine. Facciamo CTRL C, CTRL V per copiare ed incollare. Facciamo esattamente la longitudine, CTRL C. Nel nostro file di test noi lo potevamo fare anche con un foglio di calcolo tipo LibreOffice Calc o Excel, è la stessa cosa, noi lo stiamo facendo a mano per far vedere quanto in realtà una mappa GPS sia testualmente semplice, semplicemente un file IDX con questi campi, il punto di interesse, la latitudine e la longitudine. Il terzo punto vogliamo dirgli che è una cosa a metà, qua facciamo tasto destro. Che cosa c'è qui? Clicchiamo sempre in Google Map ed ecco che ci dà nuovamente, vedete, la latitudine e la longitudine. Quindi CTRL C, andiamo qui, CTRL V per incollare, virgola, è una procedura un pochino noiosa, ma noi stiamo facendo vedere come si fa a mano. Questo è il procedimento che fanno i GPS e i navigatori automaticamente. Noi lo stiamo creando a mano. Punto 4. Vediamo il punto 4, vogliamo crearlo qua. Facciamo che cosa c'è qui, nuovamente clicchiamo e ecco la nostra latitudine, che è la distanza, no? Per esempio, dall'equatore, mentre la longitudine è la distanza dal meridiano di Greenwich. Quindi facciamo così, diciamo che la latitudine per la nostra posizione italiana si va su in verticale, mentre la longitudine si va verso est. Diciamo dal meridiano di Greenwich che passa per la Gran Bretagna. Andiamo a prendere la longitudine, facciamo CTRL C, CTRL V e poi facciamo punto 5.
Allora il punto 5 prendiamolo, vogliamo andare dritti così facciamo prima, facciamo tasto destro, non vogliamo che questo video sia troppo lungo. Che cosa c'è qui in Google Map? Clicchiamo e rubiamo un'altra volta la latitudine, ovviamente questi sono dati che si possono utilizzare, virgola la longitudine. Quindi noi abbiamo creato praticamente a mano una mappa in DX che costituisce un poligono. Diciamo che ci siamo accontentati, quindi il primo campo è il punto di interesse chiamato point of interest, poi bisogna mettere latitude, longitude, e quindi questo è un file separato da virgole, ogni campo è separato da virgole, ogni record che va in orizzontale è rappresentato da tre campi. Chiudiamo, salviamo ed ecco che noi ci ritroviamo con questo. Questo è per capire che una mappa GPS in realtà è un file di testo con una sequenza di punti, con questo file che si chiama mappa idx. Possiamo andare in un qualsiasi sito, ma possiamo andare in GPS Visualizer, a noi ci piace questo, ma ce ne sono tanti, e facciamo Upload GPS File, che è quello che abbiamo creato a mano, facciamo mappa idx, apri, lasciamo questo tipo di mappa, clicchiamo su Map It, e diamo un po' di tempo per fare la renderizzazione, ed ecco che vedete, non abbiamo chiuso, ma vedete che è assolutamente corrispondente alla Piazza Superiore di San Francesco con Pax, cioè praticamente i punti che noi abbiamo preso in Google Map, scritti in quella maniera in un file di testo, noi lo rivediamo, ve lo facciamo rivedere per capire che cos'è un file IDX, è semplicemente una sequenza di punti in cui ci devono essere, diciamo, perlomeno tre informazioni. Il nome del punto potrebbe essere il nome di una città, il nome di un posto, di un negozio, qualsiasi cosa, poi la latitudine e la longitudine. Questo è il minimo di cui ha bisogno una mappa GPS per poter essere renderizzata. E vedete che avendo rubato dalla mappa Google Map, per esempio, i punti di questo poligono che rappresentano il pratone dove c'è scritto Pax di fronte al convento di San Francesco d'Assisi, l'abbiamo caricato all'interno del sito gpsvisualizer.com e c'è una corrispondenza praticamente perfetta. Questa è la maniera per creare a mano una mappa GPS, diciamo in formato IDX, per poterla renderizzare a livello geometrico, per esempio in un servizio come quello di GPS Visualizer. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.